sicuramente grave la cosa, molto grave, chiaro. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Como ha effettuato alcuni controlli con i cani antidroga nelle scuole lariane. 16 studenti sono stati trovati in possesso di stupefacenti, per lo più hashish e marijuana. 7 sono stati segnalati al prefetto come consumatori, 9 invece avevano quantità più elevate e sono stati denunciati. Dei 16, 11 erano dell'istituto Da Vinci Ripamonti di Como e sempre nella stessa scuola è stato trovato un grammo di cocaina, anche se i militari non sono riusciti a risalire al possessore. Il preside dell'istituto Da Vinci Ripamonti dice senza mezzi termini che il ritrovamento di una dose di cocaina è un fatto a dir poco allarmante e che gli studenti trovati in possesso di droga verranno puniti. Ho già diramato una circolare di convocazione dei consigli di classe a cui appartengono questi ragazzi, perché devono essere consigli di classe, va a proporre poi quali saranno gli interventi di sospensione o addirittura di allontanamento dalle lezioni. Anche i rappresentanti degli studenti, dice il preside, sono d'accordo con la linea dura. Ho parlato un ultimo stamattina con i rappresentanti del Consiglio d'Istituto e anche loro sono indignati per quello che è accaduto e concordano con la linea che è stata intrapresa dalla dirigenza. I controlli delle fiamme gialle sono stati richiesti dalla stessa scuola. Già l'anno scorso, spiega il preside, i militari erano stati chiamati in seguito a qualche sospetto. È giusto che la scuola si attivi per garantire e tutelare sia gli altri studenti che soprattutto avere la fiducia delle famiglie. Quest'anno la cosa invece è stata veramente per alcuni casi un po' grave, ecco, date le sostanze che sono state ritrovate. Venire a conoscenza che anche queste sostanze così pesanti circolano all'interno della scuola, insomma, la cosa ci preoccupa. Ecco. I rappresentanti del Consiglio d'Istituto difendono il buon nome della scuola, ma sono sorpresi di quanto successo. Colpisce in particolare il ritrovamento della cocaina. No, non mi aspettavo tutta questa quantità di illegalità, ecco. Io personalmente non mi aspettavo una sostanza così grave all'interno di un ambito scolastico e speriamo di non vederla mai più. La scuola ogni anno fornisce il corso sulla sicurezza, il corso sulla legalità, c'è uno sportello con i carabinieri, arriva la Guardia di Finanza ogni anno per appunto cercare di combattere questo fenomeno che purtroppo è in aumento rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni precedenti, abbiamo visto i numeri e si spera che si riesca a combattere questo fenomeno.